Il libro Il silenzio sugli innocenti, edito da EDS, nasce per un'esigenza di verità. Anders Behring Breivik nel luglio 2011 uccise con un'autobomba 8 persone a Oslo e 69 giovani laburisti uno a uno nell'isola di Utøya. È la strage più efferata dai tempi della Seconda Guerra Mondiale nell'Europa occidentale. Eppure, se chiedete a qualsiasi persona, o non si ricorda, oppure si ricorda di un matto X che uccise campeggiatori Y. Non è così. Fu una strage politica. Breivik scrisse un manifesto politico di 1500 pagine contro gli immigrati, contro il multiculturalismo, contro l'Unione Europea. Lui fece questo proprio per marcare un'evidente politica nazionalista e xenofoba. Il suo obiettivo è quello di cacciare tutti gli immigrati dall'Europa entro il 2083. 2083 non è una data scelta a caso. 400 anni dopo l'assedio fallito degli ottomani a Vienna. Ebbene, Breivik è riuscito in questo e i media hanno prima percorso la pista islamica. Totalmente fasulla. Poi è diventato un matto X che uccideva campeggiatori Y. A Utøya si riuniscono i giovani laburisti da decenni, dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, dai tempi in cui Willy Brandt aveva i pantaloncini corti. Nel manifesto politico di Anders Behring Breivik ci sono partiti amici e partiti nemici per tutta Europa. Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, ogni paese lui descrive quali sono i partiti amici. E sono i partiti che hanno il vento in poppa ora. Abbiamo Le Pen in Francia, il PVV in Olanda, Vlaams Belang in Belgio, Jobbik in Ungheria, il Partito del Progresso in Norvegia. Addirittura il Partito del Progresso, dove Breivik militò da giovane, è ora al governo in Norvegia, come Jobbik è al governo in Ungheria. Le prossime elezioni europee, questi partiti nazionalisti e xenofobi potrebbero ottenere molti, molti seggi in Parlamento. E questo è un rischio effettivamente concreto e da scongiurare. Questa sera parliamo di Utøya e di Oslo per parlare anche dell'Europa di oggi, il senso di quella tragedia, lo scontro tra due visioni di Europa, una Europa multiculturalista da un lato contro un'Europa che invece deve difendersi dal diverso, è ancora in atto e i partiti che portano avanti queste idee sono molto presenti, anzi stanno acquisendo consenso, soprattutto anche grazie alla crisi che ancora purtroppo attanaglia l'Europa. Questa sera noi parliamo di questa strage per farci la domanda che probabilmente si facevano i ragazzi che facevano quel campeggio, cioè quale Europa vogliamo? Ecco qual è la domanda che ci guida e che è una domanda fondamentale anche per l'evento delle elezioni di maggio. Non è indifferente chi siede nel Parlamento europeo e noi vogliamo prepararci e aiutare Novara a prepararsi a quel momento.